Giordano, Giordano, il deputato Giordano, deputata Silvia Giordano, prego. Grazie Presidente. Allora, Presidente, in questo ordine del giorno ribadiamo sempre lo stesso concetto, anche se scritto in modo un po' più formale, ma il concetto è semplice, ossia stiamo regalando, stiamo dando 7,5 miliardi a quelle banche che sono azioniste della Banca d'Italia, a quelle banche che hanno come amministratori delegati persone che sedute in questi banchi conoscono benissimo, come ad esempio Bazoli. Bazoli Giovanni non solo è un caro amico del PD, ma è anche un parente di alcuni. In particolare ci sono persone come ad esempio Alfredo Bazoli, che è un deputato del PD prima in quota Bersani, poi ovviamente come molti altri. Allora, l'ordine del giorno, per favore, No, no, però un attimo. l'attinenza con l'ordine del giorno. Purtroppo, Presidente, è attinente per un Prego, semplice allora vada fatto. all'ordine del giorno. Grazie, quindi continuo. Oltretutto che era prima in quota Bersani, adesso in quota Renzi, poi abbiamo un altro parente Scelta Sì, ma Civica di GT. l'ordine del Stiamo giorno ce lo vuole regalando spiegare? 7,5 miliardi alle banche. L'ordine del giorno voglio portarlo anche, voglio chiarire benissimo, perché voglio far capire a tutti come in realtà ci sia un conflitto di interessi incredibile, perché questo governo con questa maggioranza non solo sta regalando dei soldi alle banche azioniste della Banca d'Italia, ma se ne sta regalando loro stessi, perché chi vota sono i parenti di chi è amministratore delegato di queste banche. Rendiamocene conto. E questo, Presidente, mi dispiace tantissimo, ma è attinente, è fin troppo attinente, perché questo è il decreto, non è il decreto IMU, non si parla solo di questo. Lo so che noi siamo abituati benissimo a fare questi decreti Macedonia, ricordiamoci in primis il decreto Sì, sul l'ordine del femminicidio, giorno Colletti, però io la richiamo a rifarsi all'ordine del giorno Colletti. che parla della Banca d'Italia. Benissimo. Azionisti delle banche d'Italia sono delle altre banche, che ricordiamo anche Monte dei Paschi di Siena, ricordiamolo, la vostra banca, che avete creato uno scandalo con i Monte dei Paschi di Siena. Oltretutto, altra azionista della Banca d'Italia citata qui nell'ordine del giorno è l'INPS, che ha come presidente Mastrapasqua, un altro vostro amico, che è indagato per una serie di cartelle gonfiate, ma che ha ben 25 posti, 25 poltrone, per non parlare poi della moglie che è anche RAI, che anche lei ha 300 poltrone. Parliamone. Per non parlare poi di altri azionisti della Banca d'Italia, ancora qui citata nell'ordine del giorno, che come ad esempio sono le assicurazioni generali, all'interno abbiamo anche l'ottomatica. Ricordiamoci cos'è l'ottomatica. L'ottomatica è quella concessione, è quella, una delle concessioni del gioco d'azzardo che ha avuto lo sconto da questo governo a pagare a un quarto di quanto doveva pagare la multa. Da miliardi siamo passati a 100 milioni, da 7,6 miliardi siamo passati a 100 milioni che doveva pagare. Oltretutto l'ottomatica, sempre per un conflitto di interessi ben Lei ha fin chiesto troppo la chiaro, parola sulla dichiarazione di voto. sulla O Banca lei si attiene a d'Italia questo presente o io le nell'ordine tolgo del la parola. giorno, La Presidente, dichiarazione di voto che parla sull'ordine del della. giorno Colletti. Decreto sulla Banca d'Italia non è colpa mia, Presidente. No, Ditelo lei si anche attenga qui. all'ordine del giorno. Ma mi sto attenendo, è No, questo. non si sta Allora, attenendo all'ordine del giorno. Rispetti disposizioni quest'Aula. normative, Rispetti lo sto quest'Aula. leggendo, Allora, disposizioni si attenga all'ordine normative. del giorno. Presidente, mi lasci finire. Disposizioni normative sulla Banca d'Italia. L'ordine del giorno io lo devo chiarire, lo devo specificare. Nel momento in cui si parla di Banca d'Italia, se sto cercando a pagina 72 nei primi tre capoversi, dove si parla di disposizione normativa sulla Banca d'Italia. Dobbiamo chiarire cos'è la Banca d'Italia? Vogliamo chiarire che stiamo dando 7,5 miliardi a voi stessi, perché i parenti stanno qui. Di cosa stiamo parlando? L'ottomatica, oltre a essere tra le azioniste, è anche presente tra quelli che finanziava Vedrò, l'ormai defunta Vedrò, ringraziando il cielo, sempre dopo che ha dato i migliori esponenti del governo, tra cui ricordiamo sono così migliori che ha dato anche la De Girolamo. Però pensiamoci. Va bene, Presidente, io purtroppo capisco, sono allibita quanto lei, perché anche per me sembra così assurdo pensare che una cosa del genere sia un ordine del giorno, addirittura un decreto. Purtroppo è così, sono scandalizzata anch'io e la inviterei a scrivere anche questo sui social network. Grazie. Allora.